Radio Vaticale, siamo con Federico Mollicone di Fratelli d'Italia durante la discussione, cioè discussione fino a un certo punto, del decreto Covid che allunga, diciamo, lo stato di emergenza. Allora, oggi c'è stato un colpo di scena perché stavamo tutti qui tranquilli a Montecitorio. A un certo punto è arrivata la notizia, ma era nessuno se. Sono testimone io. A un certo punto dicevo, guardate che stanno a chiedere la fiducia, chiedono la fiducia. Che è successo? Sì, ieri in discussione generale ero intervenuto e avevamo parlato di dittatura sanitaria. Questa proroga di questo decreto di fatto era una dittatura sanitaria dove all'interno del quale insomma, veniva inserito anche addirittura la proroga dei servizi segreti, atto improprio e assolutamente irrituale. Ebbene, oggi avevamo presentato emendamenti e c'era un emendamento soppressivo firmato da 50 deputati di maggioranza del Movimento 5 Stelle, che sopprimeva il comma della proroga dei servizi segreti, quindi una evidente spaccatura della maggioranza, ma in maniera molto, molto evidente e molto pesante. È venuto il ministro dei rapporti col Parlamento a sorpresa, un vero e proprio colpo di scena, si è alzato e senza far iniziare neanche il dibattito sugli emendamenti e la presentazione degli emendamenti ha dichiarato la questione di fiducia. Questo è un atto senza precedenti che chiaramente conferma quello che avevamo detto, e cioè che il governo Conte, sempre più in difficoltà, sempre più in fibrillazione, con una maggioranza ormai che sta esplodendo, in particolare il Movimento 5 Stelle, deve ricorrere ai colpi di fiducia così improvvisi per garantirsi la tenuta della maggioranza. Quindi praticamente adesso fino a domani il Parlamento non lavora in attesa delle dichiarazioni di voto sulla fiducia e insomma l'esame degli ordini del giorno. Esatto, il governo ha messo il bavaglio al Parlamento, lo ha fatto su un tema sensibilissimo, quale quello dei servizi segreti, della proroga dei servizi segreti, e immesso, introdotto, innestato in un decreto che nulla aveva a che fare, se non appunto confermare la vocazione autoritaria di questo governo. Senta, c'è un'altra cosa di cui volevamo parlare con lei. Ho visto il suo comunicato su questa intimidazione che è stata fatta al Comitato per il Nobel. La Cina addirittura è entrata nella giuria del premio Nobel, intimando diciamo anche al re della Norvegia di non assegnare il premio a un dissidente cinese. Allora, che è una cosa che io non ho mai visto neanche in un film di fantascienza. Non è un caso che il governo italiano vada molto d'accordo con quello cinese, perché ne condivide appunto, stiamo vedendo i metodi. I metodi sono quelli di una dittatura, la dittatura comunista che comprime e conculca le libertà individuali, lo fa nello Xinjiang, con l'Uiguristan, lo fa a Hong Kong. E interferire con quello che è il premio maggiormente autorevole a livello mondiale, quale il premio Nobel, che viene dato anche proprio per meriti per la difesa dei diritti umani, per motivi dichiarando che siano motivi interni, dimostra la vocazione autoritaria e dittatoriale dello Stato cinese, che pensa di poter interferire stavolta sì, interferire con nazioni sovrane con premi che sono assolutamente indipendenti e liberi. Bene, la ringrazio come sempre per averci un po' informato di questo spicchio di vita parlamentare. Ringrazio Federico Mollicone di Fratelli d'Italia. Grazie a voi.